Buongiorno, benvenuti a Omnibus. Allora, parliamo di queste ore concitatissime della staffetta Letta-Renzi, che a questo punto sembra pronta per accadere, questo passaggio del testimone, salvo che per adesso il Presidente del Consiglio attuale, cioè Enrico Letta, non sembra disposto a cederlo, il testimone, a Renzi, e quindi c'è questa resistenza di Letta. Fra poco, intorno alle 11, dovrebbero però incontrarsi Letta e Renzi. Ancora non è certissimo che questo incontro si terrà a Palazzo Chigi, però insomma comunque ci sarà. Viene data grande importanza perché dall'esito di questo incontro dipenderà anche se lo showdown e però anche un'eventuale spaccatura si vedrà poi nella direzione del Partito Democratico, che è riunita anticipatamente, l'anticipata Renzi ieri con una decisione ieri, a domani. Domani pomeriggio probabilmente ci sarà questa direzione decisiva. I giornali di oggi raccontano però che Letta potrebbe avere la tentazione addirittura di farsi sfiduciare in aula, quindi tutto questo si capirà sicuramente dall'esito di questo colloquio di oggi. Di questo parliamo, di questa situazione naturalmente, di questa accelerazione, delle prospettive che pone e anche del fatto se per Renzi sia o no un rischio totale, anche una trappola. Oggi qualche renziano dice, e l'aveva detto anche Renzi stesso qualche giorno fa, che si gioca tutto, anche l'osso del collo. Vedremo se è così con i nostri ospiti di oggi. Ve li presento subito. Sono Dario Nardella del Partito Democratico, che è un renziano della prima ora, va bene, ormai tutti lo sanno, conosciutissimo. Ormai poi c'è il Partito Democratico. Il Partito Democratico tutto unito, non ci sono più i lettiani, non ci sono più i renziani, non ci sono, però Laura Cesaretti del Giornale, che è un'esperta di PD, penso che possa smentire immediatamente questa affermazione. No, che non ci siano più i lettiani mi sembra un'affermazione fondata, quantomeno siano diciamo in diminuzione. Qualcuno ce n'è ancora. Qualcuno ce n'è ancora, sì. Qualcuno ce n'è ancora. Poi c'è Tommaso Labate del Corriere della Sera. Buongiorno. Buongiorno. Poi diamo il benvenuto a Roberta Carlini, che è vice direttore di un nuovo giornale che si chiama Pagina 99, che esce oggi. Questo è il numero 1. È uscito ieri, il primo numero. Il primo numero, il numero 2, mi sbaglio. Chiedo scusa, pagina 99, e oggi pubblica un editoriale che si intitola Il verso che non cambia, quindi mi sembra un po' polemico nei confronti di Matteo Renzi e di questa scelta di accettare nel metodo non è un cambiamento diverso arrivare al governo così. Senza elezioni, va bene. Allora, intanto c'è la scommessa di un nuovo giornale in barba alla crisi, cioè una... Questo sarebbe un cambiamento diverso, vero? È la scommessa di un nuovo giornale che va... Un giornale di carta. È un giornale che è sul web in primo luogo e si chiama pagina99.it. È anche in edicola tutti i giorni ed è anche in un'edizione settimanale, avrà un numero molto molto pieno il sabato. Quindi è un prodotto che cerca di adeguarsi ai tempi e di guardare al futuro. E allora, c'è una sola pagina di politica oggi. Sì, però in quella pagina posso garantire che le notizie ci sono tutte. Tutte quante. Sì. Va bene, allora, e poi naturalmente entreremo nel vivo del nostro dibattito e aspettiamo poi per la seconda parte della trasmissione arriverà Daniela Santanchè di Forza Italia e poi anche in collegamento ci sarà Adriano Bonafede del Movimento 5 Stelle. Allora, però naturalmente cominciamo subito con Dario Nardella, perché allora intanto Renzi vuole fare il premier a questo punto e però c'è questa resistenza di Letta. Vorrei prima di tutto dire una cosa, anche dai titoli del giornale traspare una sorta di duello tutto personale, cosa conviene a Renzi, cosa conviene a Letta. La verità è che noi stiamo vivendo un momento, lo sappiamo tutti, drammatico dal punto di vista dell'economia. Ieri l'Istat ha pubblicato l'ennesimo bollettino di guerra, ricordando che i giovani italiani senza lavoro e che non studiano neanche sono più di 2 milioni nel nostro paese. In questo momento quindi non si tratta di capire cosa sia meglio all'uno e all'altro, ma cosa sia meglio per l'Italia, cosa convenga all'Italia. È un discorso centrale, a mio avviso, anche nelle scelte e nelle decisioni che sta assumendo il Partito Democratico. Allora, avremo davanti uno sbocco chiaro che potrebbe essere quello delle elezioni anticipate.
E riteniamo che questo sbocco oggi non sia la cosa migliore per un semplice motivo. Primo, perché non abbiamo ancora una legge elettorale. Ci troveremmo con un sistema proporzionale a far precipitare l'Italia nell'ennesima situazione di ingovernabilità. E secondo, perché abbiamo avviato un importantissimo, e lo abbiamo anche dimostrato, processo di riforme, vero, la legge elettorale slittata, ma di qualche giorno, martedì cominceremo alla Camera, che riguardano anche il bicameralismo, altrimenti ci troveremo sempre punto e da capo, nuove elezioni ma soliti vizi. Il bicameralismo italiano ha bloccato tutti i governi, anche i migliori. Di fronte a questa situazione, se le elezioni anticipate non sono la strada migliore, tra l'altro il Presidente della Repubblica più volte ha detto che non ritiene di dover sciogliere le Camere, qual è un'alternativa altrettanto chiara, altrettanto netta? Quella di dare il via ad un governo forte, un governo di svolta, che già sia al lavoro domani. Però la domanda che viene subito è: un governo che non ha il passaggio elettorale può essere un governo forte e di svolta? La domanda è ovviamente quella più ricorrente. È chiaro che un governo che non è legittimato popolarmente dal punto di vista del voto popolare è più parte con un handicap iniziale, parte il fatto che viviamo pur sempre in una repubblica parlamentare dove, ricordiamolo, ma insomma, i presidenti del Consiglio non sono eletti direttamente dai cittadini. Però vabbè, ma ricevono la fiducia del Parlamento. Ce lo vengano a dire i renziani, l'aspettavamo da altre parti. Ma io ho il vizio del giurista, lo dicevo anche prima, quando ero renziano della primora, come si dice. Detto ciò, noi abbiamo sempre sostenuto l'importanza appunto di una leadership popolare. Renzi certamente ha avuto, almeno con il passaggio delle primarie, una qualche forma di legittimazione popolare. Non dico che sia stato eletto direttamente, però ha fatto un significativo test di legittimazione, che è ancor più rilevante se lo affianchiamo a Letta. Allora, il parallelo di Renzi, D'Alema, Letta, Prodi è esattamente ribaltato, cioè qui non siamo di fronte al 1998, cioè alla Prodi, Presidente del Consiglio di un governo che era uscito dalle urne, sostituito da D'Alema senza una legittimazione. Qui abbiamo un governo, il governo Letta, che come sappiamo nasce dalle larghe intese, tra l'altro nasce in un contesto completamente diverso da quello odierno. C'era Berlusconi, c'era un altro mondo che aveva avuto il voto del Parlamento di fiducia e non era Letta il candidato premier, era Bersani, che sarebbe in questo caso, uso il condizionale ovviamente, sostituito da un governo guidato dal segretario del partito che è arrivato a guidare il PD con una legittimazione popolare. Quindi c'è una differenza di sostanza. È vero che non è un governo che nasce dalle elezioni, ma quello che noi diciamo: ci sono alternative di fronte all'emergenza che il Paese ha oggi per continuare con una legislatura che ci consenta di fare queste benedettissime riforme e allo stesso tempo agire sul fronte dell'economia? Allora, del lavoro? Questa domanda la giro a Laura Cesaretti e a Tommaso Labate. C'erano delle alternative o come si è prodotto questo schema? No, il problema è che schema. Per Renzi non c'erano alternative, esattamente questo, perché credo che Renzi, che il primo desiderio di Renzi fosse quello di andare a voto, cioè di passare per le elezioni. Quindi che questo sia effettivamente un piano B. Questo è effettivamente un piano B ed è un piano B che è causato dagli altri, non da Renzi. Cioè Renzi si è trovato di fronte Letta, che non voleva a nessun costo mettere una data di scadenza al suo governo perché pensava di durare fino al 2020. Napolitano che... se gli si parla di elezioni gli viene l'ansia e che vorrebbe non farle mai più, penso, nei prossimi anni. L'NCD, cioè i partiti di governo che sono assolutamente contrari ad andare al voto perché rischiano l'osso del collo, ma anche quelli del PD, voglio dire, difficilmente il PD riavrà questa quantità di parlamentari che ha avuto questa volta. E difficilmente saranno gli stessi, anche perché questi sono tutti parlamentari nominati nella precedente gestione, quella di Bersani.
NCD appunto, che è disposto ad andare al governo pure con Osama Bin Laden, perché pur di non andare al voto, in attesa che Berlusconi esca di scena, perché penso quella sia la meta di Alfano. Tutto questo ha comportato il fatto che non c'erano alternative per Renzi, che voleva le elezioni, le ha chieste ad ottobre, non a maggio, si sapeva che era troppo presto, e che si è trovato di fronte ad un muro. No, sia di queste forze politiche, anche se in realtà però i numeri con Forza Italia e 5 Stelle erano forze politiche tutte fuori, diciamo, in sì. Una situazione con leader extraparlamentari, però anche Renzi in qualche modo lo è. Anche loro non vogliono le elezioni, perché Berlusconi ha paura di perderle, perché sa benissimo che, soprattutto se passasse l'Italicum, al ballottaggio non avrebbe grandi speranze di vittoria il centrodestra, che ne dicano, che... Sant'Anchè verrà a dirci che ci vogliono elezioni, allora sentiremo, ma sì, realtà... per carità, ma lo sappiamo che è così, un no? Giorno, un giorno sì, un giorno no, perché io i grillini non vogliono andare al voto, perché i grillini quando mai ci ritorneranno in Parlamento? Tanto lì decide Beppe Grillo, il suo amico Capellone, che non mi ricordo come si chiama, e non credo... che insomma, i tre quarti degli attuali... Poi chiederemo anche al deputato 5 Stelle... E se sono gli ultimi a voler andare a casa, perché chi glielo quindi, chi diciamo, porta più... c'è un piano di ufficialità delle posizioni e poi però nella realtà l'isolamento era soltanto Renzi che voleva... era Renzi. Era Renzi, è così Tommaso Secondo Labbate? Me no. Secondo me è l'unico, il ragionamento che ha fatto Laura è perfetto fino alla sentenza della Consulta. Cioè è vero che Renzi, se avesse avuto la possibilità di andare al voto il giorno di Natale col vento in poppa delle primarie e soprattutto in presenza di una legge elettorale che gli avrebbe garantito sì, quantomeno il super premio di maggioranza alla Camera, allora avrebbe avuto tutte le ragioni. La sentenza della Consulta ha cambiato completamente il quadro, lasciando in vigore... Non a caso. No, questo non lo so. Questo lo dice Laura. Io dico che la sentenza della Consulta ha cambiato completamente il quadro, lasciando in vigore una legge che di fatto un proporzionale puro che vanificherebbe persino un miracolo politico di Renzi, financo il 38, il 39%, cioè i risultati champagne sarebbero praticamente inutili per andare a Palazzo Chigi con una solida maggioranza del PD. Renzi in questo momento fa un'altra operazione, che non è un'operazione, anch'io sono d'accordo con quello che diceva Nardella prima, non è un'operazione speculare rispetto a quella del 98. Anche il fatto che comunque, a differenza di Prodi, che era uscito vincitore dalle elezioni, e Letta non è uscito vincitore dalle elezioni, e questo diciamo toglie anche forse un po' di pathos finale alla corsa, perché Prodi lo fece anche nel 2008, si andò, è uno che comunque per indole, soprattutto avendo nella, come dire, nel palmarès la vittoria e la legittimazione elettorale, aveva più gioco a presentarsi di fronte alle Camere e dire adesso mi guardate in faccia uno per uno e sfiduciate gli italiani. Questo ragionamento adesso come arma fine di mondo è un pochino più spuntata. Quindi non credi che Letta, non lo so, che questo Letta no. Arriverà a Letta, questo, a cui cioè va che dato colloquio atto, arriverà... A cui va dato atto, secondo me, di essere stato un grandissimo incassatore, soprattutto in quest'ultimo periodo, non ha probabilmente, è più l'indole dell'uomo delle istituzioni più che del politico. Io non penso che si arriverà agli stracci, per quanto comunque si è realizzato perfettamente quello che in tanti dicevamo all'indomani delle primarie del Partito Democratico. Cioè Letta e Renzi sono come il film di John Landis, una poltrona per due. Hanno studiato entrambi e vogliono entrambi la stessa cosa. Non sono persone sulla base delle quali si costruisce una staffetta vera, tu al partito, io al governo, tu al partito, come era tra Veltroni e D'Alema. E resta da aggiungere il fatto che Renzi arriva a questo appuntamento alla fine di un percorso che è iniziato così, cioè Renzi all'indomani delle elezioni politiche tentò legittimamente o meno, questo non si sa, di andare a Palazzo Chigi e venne stoppato, diciamo, secondo la storiografia ufficiale scritta dallo stesso Renzi, da Berlusconi. La famosa secondo quella meno ufficiale, secondo quella ufficiale è da Napolitano. Da Napolitano. E poi Nardella ci deve dire era pronto no, per andare così, era ricordo, pronto per andare. No, io ricordo quel giorno, fu il giorno in cui tra l'altro Renzi e Letta si incontrarono, ricordo, mangiarono delle schiacciate al prosciutto crudo, ma al di là di questo
E si incontreranno anche oggi, e sono convinto che... E mangeranno le schiacciate. No, non so cosa mangeranno, ma sono convinto che utilizzeranno la stessa ragionevolezza con cui si confrontarono quella volta, perché è chiaro che qui, ripeto, non è in gioco il destino personale. Perché Letta quindi alla fine accetterà di questo cambio. Quello del paese, insomma. Quindi, beh. Roberta Carlini, allora, cosa pensi tu di questa staffetta? Intanto che cosa farà Letta se... se anche la sua resistenza ha uno scopo negoziale di preparare una via d'uscita in qualche modo, una qualche via d'uscita. Una via d'uscita personale? Personale, naturalmente, sì, di ruolo. Sì, quello che si sente è questo, ma probabilmente anche la dignità di uscire con una soluzione politica, con una testa alta. Ma io vorrei provare a depersonalizzare un po' questa discussione, perché... Nardella ha detto il punto è di fare un governo di svolta, no? Allora io mi chiedo, ci chiediamo, io penso che non solo io mi chiedo, ma molti si chiedono perché Renzi dovrebbe essere un governo di svolta rispetto a Letta, visto che le risorse che il governo ha nel bilancio pubblico sono sempre le stesse, cioè pochissime. I vincoli europei sono sempre gli stessi, cioè cogenti. La maggioranza è sempre la stessa, anzi non quella originaria, ma senza Berlusconi che da fuori fa una lucrosa posizione di rendita. Perché dovrebbe essere un governo di svolta? Perché ha 10 anni di meno? Perché ha più forza? Perché ha più forza negoziale? Perché può dire se non si fa così si va a votare? Ci avete appena detto che la legge elettorale... Allora, io vorrei ritornare un attimo indietro, dire questo governo, il governo attuale, è nato in una situazione eccezionale, è stato eletto un Parlamento senza maggioranza, abbiamo un terzo del Parlamento congelato da una forza politica che di fatto non fa politica in Parlamento, cioè il Movimento 5 Stelle, e quindi la situazione eccezionale poteva durare per uno scopo specifico che poteva essere quello di rimettere in piedi una legge elettorale che ci mettesse in condizioni di... Mentre invece adesso continuamente questi tempi si allungano, ma per fare cosa non è chiaro. Noi abbiamo pubblicato su pagina 99 una tabellina che dice quanti provvedimenti di quelli che Letta ha fatto sono stati attuati, cioè quanti decreti attuativi dei suoi provvedimenti di legge, e sono una minima parte. Allora questo non dipende forse dalla forza personale o dal destino personale di Letta o di Renzi, ma dipende dal fatto che c'è una maggioranza che non decide. Perché? Perché io non sono una fanatica delle elezioni, del lavacro elettorale come la soluzione di tutti i mali, però certo è che noi siamo andati a votare su schieramenti contrapposti con programmi apparentemente contrapposti. Allora, le larghe intese, che poi sono diventate strette intese, senza un'anima, cioè un punto specifico, un qualcosa da fare... E questo punto rimangono vuote e possono al massimo gestire dei patti di potere. Questa è un po' la sensazione, a meno che non vengano riempite improvvisamente non si sa di che. L'obiezione, la domanda per Nardella è chiarissima, e del resto non è soltanto Roberta Carlini a fare questa domanda, la stessa la rivolge Antonio Polito in un editoriale su Corriere della Sera. Però la questione è: che cosa può portare Renzi nel governo, nella sua azione di governo, che Letta non ha, che questa maggioranza e questo governo non hanno potuto portare? Perché poi ci arriviamo e l'analizziamo bene la questione della maggioranza. La maggioranza, allora, se va bene, è la stessa con qualche voto, perché nemmeno tutto Sinistra Ecologia e Libertà, un pezzetto di Sinistra Ecologia e Libertà e forse 5, 6, 10 dissidenti grillini. Allora, se il discorso della ineluttabilità, cioè di un paese che non si può cambiare mai, si usa per Renzi, allora si usa in generale. No, ma questo è perché è la fotocopia, c'è un'altra persona, no, naturalmente. Ma se noi diciamo, il paese tanto non si cambia, non ci sono soldi, la burocrazia comanda e nessuno ha la forza e il coraggio di cambiarla, i vizi sono i soliti, cioè l'evasione fiscale è sempre quella, e quindi chiunque venga, anche Gigro Bodacciaio, non sarebbe in grado di cambiare il paese. Secondo me questo discorso di ineluttabilità di un paese che non si può cambiare, e che pertanto teniamoci cosa abbiamo, teniamoci il governo che abbiamo, teniamoci le maggioranze che abbiamo, trovo che sia un argomento che ha un limite di fondo, e cioè quello di non dare più speranza all'Italia, agli italiani. Un pessimismo di strutturale, come dire. Scusi, ma forse chi voleva cambiare il paese non è andato a votare per il nuovo centrodestra. Allora, io dico, sto ai fatti.
se noi andassimo a votare, se noi andassimo a votare domani avremmo una maggioranza migliore di quella che ci ritroviamo ora in Parlamento, in grado di esprimere un governo che si metta al lavoro? Io penso che con Renzi l'eventuale premier avrebbe più di 3 milioni di voti delle primarie. Sì, ma penso che con il proporzionale ci ritroveremo in una situazione molto complessa, perché con il sistema che esce dalla Corte un partito del 2% entrerebbe in Parlamento, altro che sì, prima Repubblica. Detto ciò, intanto farete la riforma, quindi vuol dire magari si va alle elezioni dopo. Detto ciò, però, non è un capriccio di Renzi o nostro fare questo governo. Le posizioni che stanno emergendo dagli alleati e nel Partito Democratico fanno emergere cosa? Fanno emergere il fatto che oggi un esecutivo diverso da quello che abbiamo avrebbe condizioni politiche migliori, più stabili per lavorare e per dare alla legislatura concretezza e risultati. Per questo si sta profilando l'ipotesi di un governo Renzi, non perché Renzi sia geneticamente superiore a qualcun altro, dopodiché i risultati secondo me verrebbero fuori. Ma voglio dire, questo sarebbe un governo interamente diverso? Io, se dovesse venire fuori, penso che sarebbe fortemente diverso. Una grande discontinuità. Allora, questo poi parliamo anche di questo tema della squadra, però dopo la pubblicità, fra poco. Allora, di nuovo in onda, intanto benvenuto a Daniela Santanchè di Forza Grazie. Italia, che ci ha raggiunto, però volevo tornare sulla questione Letta-Renzi e Nardella. Laura Cesaretti, Nardella dice, beh, però in realtà non è vero che sarebbe, insomma, che non ha possibilità di fare qualcosa di diverso un governo Renzi. Allora, quali sono i rischi per Renzi e la difficoltà che comunque avrebbe a fare qualcosa di diverso da Enrico Letta? Ma i rischi sono enormi, credo che lui per primo lo sappia, perché appunto poi il Parlamento è lo stesso che aveva alle spalle Letta, i partiti sono gli stessi, la maggioranza che si presume poi si allargherà verso sinistra con Sel, qualche grillino fuoriuscito sarà modificato, ma insomma sostanzialmente poi comunque c'è sempre politiche... Alfano, cioè dovrà governare c'è con... sempre Alfano, anche se credo che in un governo Renzi Alfano sarà fortemente ridimensionato sia come numero di ministri che allo Stato è assolutamente abnorme rispetto ai voti virtuali che Alfano potrebbe avere, e sia come ruoli, cioè io personalmente non lo so, però non credo proprio che Renzi lasci il Viminale ad Alfano. È così, Nardella? Io non sono in grado di anticiparlo questo, però ovviamente abbiamo più volte sottolineato il fatto che il cumulo di incarichi per Alfano non sia semplice. C'è tanto da fare come leader. Vorrei dire questo, io sono molto d'accordo sul fatto che non è che sia tutto rose e fiori all'improvviso, sappiamo bene quali sono gli ostacoli giganteschi, a cominciare dall'apparato burocratico, che in Italia è un elemento di freno fortissimo. Saccomanni, che a mio avviso ha commesso molti errori e avrebbe potuto fare molto meglio, è stato spesso frenato da quell'apparato burocratico. Quindi, quello credo che sia la grande differenza tra Letta e Renzi, perché Letta è figlio della burocrazia, della grande burocrazia italiana, che è un grandissimo ostacolo allo sviluppo e alla crescita di questo paese, è nipote di suo zio, è frutto di quella cultura lì e ne è stato anche ostaggio, come si è visto in questi mesi di governo. Gli hanno fatto anche brutti scherzi, peraltro, come fanno sempre quando le cose non vanno nel verso che dicono loro. Renzi è uno che ha dichiarato guerra a questo apparato, però so che Tommaso Labate vuole intervenire, ma vorrei chiedere prima a Daniela Santanchè proprio intanto che qual è il giudizio di Forza Italia su questa staffetta innanzitutto. Intanto il nostro giudizio è che ci prenderanno per dei marziani, per persone che vivono al di fuori del paese reale, perché in questo momento abbiamo visto i dati dell'Istat, vediamo la disoccupazione,
vediamo la povertà, vediamo i problemi delle imprese, e quindi essere qua, che poi il problema è di poltrone, perché non è che si sta facendo un governo forte, perché i governi forti non ce ne sono sin quando non avremo un governo legittimato dal popolo. Io sono un po' dispiaciuta da italiana, perché Renzi, che si era così messo alla ribalta dicendo mai più governi di larghe intese, mai più presidente del Consiglio nominati, e oggi lui è nel pieno della vecchia politica, che ha un problema di poltrone, ma un problema più grande, che è quello di non spargere il sangue, perché io ho visto che oggi molti giornali parlano di staffetta, che mi sembra, per me che sono sportiva, un termine improprio. La staffetta si passa con la persona della stessa squadra nel tempo più veloce possibile per arrivare al traguardo. Questa non è una staffetta, questa è una guerra fratricida all'interno del PD, dove c'è una resa dei conti e dove noi di Forza Italia siamo, ahimè, spettatori. Ecco, spettatori insieme agli italiani. Però si diceva prima del suo arrivo questa cosa, in realtà Renzi si trova nella condizione, la strada delle elezioni gli è impedita anche da un fronte, in realtà neanche anche Forza Italia forse voleva veramente andare al voto. No, cioè, noi... è vero che no, anche allora... Grillo, chi lo sa, forse... Io questa... vorrei, ecco, siccome ho sentito purtroppo... Alla fine forse al voto ci voleva andare solo Renzi e gli hanno detto di no tutti, anche Napolitano, soprattutto questo Napolitano. Questo mi sembra veramente una verità, che poi io sento molte bugie in questi giorni, e questo fa molto male alla politica. Quando sentivo dire Renzi, no, Letta, le pile, le batterie, insomma tutte balle, che agli italiani capiscono bene una cosa, che la politica continua a pagare il popolo attraverso degli assegni postdatati, e la politica chiede agli italiani invece del denaro retroattivo, come l'acconto sulle tasse. Ma detto questo, noi di Forza Italia non siamo minoranza, siamo e saremo opposizione, perché anche questa volta avremo un governo che è minoranza nel paese. Noi, la via maestra è il voto. La Spagna abbiamo visto che stava peggio dell'Italia, dopo il voto è aumentato di 3 punti il PIL, quindi il prodotto interno lordo, che ha impatto sulle famiglie. Da noi invece si sceglie ancora una volta, nonostante Renzi e la sua giovane età, l'invecchio inciuccio, la vecchia politica. Noi saremo un'opposizione forte. Manterremo il patto che abbiamo fatto. Sulle riforme invece ci sarà. Certo, ecco. Scusi, solo una cosa, che anche qua, vede, questo è un paese un po' strano, perché sino all'altro ieri sembrava che la legge elettorale fosse la cosa da fare subito. Renzi aveva detto entro il 30 gennaio, anche se è chiaro dirlo che gli italiani non mangiano con la legge elettorale. Da ieri improvvisamente siamo andati in questa palude. Oggi avremmo dovuto votare sulla legge elettorale, come avremmo dovuto farlo ieri, come avremmo dovuto farlo domani. Siccome ci sono interessi altri, bisogna che loro trovino il posto per Letta, perché magari se gli danno una poltrona bella, larga e capiente, può darsi che non ce lo spargimento. Bardella dice che la legge elettorale è martedì. Sì, però... ma ho capito, ma scusi, ci sono dei tempi, cioè le parole nella vita per noi politici dovrebbero cominciare a diventare delle cose serie. Detto da me, le tue posso permettere. Devo dire che Santanchè, a differenza di molti altri esponenti del suo partito, ha sempre detto quello che pensa, perché... Con tutto il rispetto, io ho sentito da Forza Italia esponenti anche autorevoli cambiare idea almeno 10 volte sulle elezioni anticipate. Se dobbiamo fare un ragionamento di verità, ripeto, non mi riferisco a Daniela Santanchè. Quindi su questo, e poi insisto anche su un altro aspetto, quando si parla di riforme non si parla solo di legge elettorale, ma anche di abolizione del Senato elettivo. Ci vuole l'impegno. Perché in realtà da esponenti del partito di Daniela Santanchè, in particolare da Gasparri, in realtà... quella intesa è già un po' scricchiolante, nel senso che sono due idee diverse, però ci arriviamo dopo, perché sarebbe vorrei chiedere... Sarebbe un grave errore da parte nostra, del nostro movimento politico, se noi non dessimo tutto il nostro apporto, perché ricordo che stiamo facendo quello che noi abbiamo Già fatto. È venuto fuori dal suo partito, ci arriviamo dopo l'idea che la proposta di Renzi sul Senato... Posso solo dirle una cosa? No, cioè, mi lascia tenere una scaletta che è questa, perché... è una cosa che volevo chiedere a Tommaso Labate e a Roberta Carlini. Allora,
Daniela Santanchè ha detto una cosa importante, cioè che naturalmente ci sarà un'opposizione forte a un governo Renzi eventuale, se nasce, poi vedremo l'incontro, eccetera, eccetera. Come se? È già nato. È già nato, va bene. Fare la formazione dei ministri, quanti sono, già ci sono, già si sa tutto. Allora, poi ce lo dice, allora. Tommaso Labate, però in realtà ci sono due maggioranze, perché... quella per le riforme è una maggioranza diversa con Berlusconi, perché sempre Daniela Santanchè ci ha confermato che non hanno intenzione di rompere il patto sulla legge elettorale. Questo può creare dei problemi, dei contraccolpi, non so, è inestetico. Beh, può creare dei problemi. Ha creato un contraccolpo finale nei confronti di Led, perché l'onorevole Santanchè aveva ragione prima. Qui è come se il testimone, invece di passarselo, l'avessero usato con una clava l'uno contro l'altro. E di fatto questo è quello che vediamo in questi giorni. Se non fosse partito questo treno di riforme, tra l'altro difficilmente Renzi si sarebbe guadagnato sul campo quella centralità che aveva già avuto con le primarie, tale per cui si potesse intestare un percorso che l'ha portato come sta per portarlo, a meno di clamorosi colpi di scena a Palazzo Chigi. Quindi, come dire, questo può essere anche un bonus in più che un malus per Renzi, cioè il fatto che sia la stessa persona a guidare da un lato il governo, dall'altro un questa cammino di riforme in Parlamento, che è una situazione in cui pochissimi presidenti del Consiglio si sono ritrovati negli ultimi vent'anni. Basti pensare che con Prodi a Palazzo Chigi il bussolotto delle riforme all'epoca nelle mani di D'Alema e di Gianni Letta e di Berlusconi, quindi in un percorso parallelo che alla fine ha finito per terremotare è il governo Prodi da un lato e il percorso delle riforme dall'altro. E quanto a Renzi, era l'uomo che doveva rinnovare il metodo della politica, probabilmente lo farà da Palazzo Chigi, agli atti resta, e questo per i renziani, soprattutto quelli della primissima ora, conta uno che a Palazzo Chigi ci è arrivato come Fanfani o come Spadolini. Come D'Alema non lo possiamo dire perché D'Alema oggi è arrivato a sconsaputa. Esattamente, D'Alema dice, una lettera al Corriere della Sera ci tiene a precisare che non c'è niente proprio a che vedere il passaggio del 98 con l'operazione, la staffetta di Renzi, perché in realtà cercò di salvare Prodi, che era terremotato. Però secondo me la differenza più importante tra l'esempio del 98 e il caso di adesso è che nel 98 c'era in carica un governo eletto con fra l'altro una maggioranza, diciamo, non molto chiara, perché c'era la disistenza di Rifondazione Comunista, e di numeri lì traballanti, e detto questo... Lì ci fu il Presidente della Repubblica, Roberta Carlini, anche allora, che si prestò, diciamo, a non sciolse le camere, accettò quella maggioranza... D'Alema lo ricorda, Scalfaro si rifiutò di avallare, parole di Scalfaro, quella follia, proprio perché l'Italia era alla testa di una missione NATO. Però questa può essere l'analogia, non la missione NATO evidentemente, ma il vincolo esterno il vincolo internazionale. Questa forse può essere un'analogia, nel senso che Napolitano si richiama alla stabilità sulla scena internazionale anche. Diciamo che il vincolo internazionale è sempre stato un must nella politica italiana, dai tempi in cui Guido Carli si scriveva le lettere del Fondo Monetario Internazionale, dicono che se le scrivesse lui stesso, no, per farsi dire la politica da fare. L'anno scorso c'era, ai tempi del governo Monti, c'era l'emergenza spread. In questo momento non c'è l'emergenza spread e Berlusconi non c'è. Si è fatto scrivere quella da Trichet. La lettera di Trichet, eccetera. Io penso che il vero vincolo è in un altro grafico, che non è quello della differenza dei tassi di rendimento dei bot italiani rispetto a quelli tedeschi, ma è nello spread della disoccupazione, che pure abbiamo calcolato, cioè la nostra disoccupazione è salita in un modo esponenziale molto di più di quella degli altri paesi. Ora, mi scuso se riporto continuamente il discorso qui. Prima Nardella diceva, ma allora io dico che non c'è alternativa, che non si può fare mai niente. No, tante cose si possono fare, anzi sì. L'emergenza del momento richiederebbe delle scelte radicali e anche del coraggio. Però, come si è visto da questa discussione, c'è
un problema forte, cioè c'è un ruolo della Presidenza della Repubblica che vuole tentare tutte le strade prima di e svolge il suo ruolo, insomma, nei suoi poteri istituzionali. Io penso che gridare continuamente al golpe ridicolizza questo paese in un modo assurdo, però non è che è pessimismo dire che questo governo sarà più debole o comunque non più forte del precedente, sono un po' i numeri e le condizioni politiche. Mi pare che lo stesso Renzi sia un po' consapevole di essere in un sentiero molto stretto, per non dire una trappola. Le parole dell'onorevole Santanchè ci fanno capire una cosa certa, che Forza Italia in questa situazione ha davanti un'autostrada e quindi che l'ennesima rinascita di una leadership berlusconiana che era morente come leadership, era declinante, purtroppo potrebbe, purtroppo per fortuna, dipende dai punti di vista, potrebbe essere all'orizzonte in questo quadro, perché è evidente che l'opposizione sarà abbastanza facile. Ma detto questo, lo ricordiamo, sì, che comunque se il Presidente della Repubblica, Renzi, Nardella e tutti noi domani si decidesse di andare alle elezioni con la legge elettorale vigente, ci ritroviamo comunque para para la larga intesa. Ma se la facciamo martedì, ci ha detto Nardella, ci ha dato una notizia che nel giro di una settimana... Sì, allora, e poi infatti si riapre, però il problema di andare alle elezioni in questo preciso momento, senza però questo ripropone di andarci adesso, d'accordo, però forse... la situazione poteva rimanere eletta fino a quando non fosse stata approvata una legge elettorale nuova e poi dopo andava alle elezioni Renzi, poteva restare quello schema lì. Cioè, la domanda poi è questa: non c'è stato pure un eccesso di accelerazione da parte di Renzi che ha portato questo? Forse lui poteva tentare di ottenere la legge elettorale poi andare al voto. Io svolgo fino in fondo il ragionamento da avvocato del diavolo, magari. Il segretario Renzi ha vinto le primarie impegnandosi soprattutto sul fronte delle riforme. Insisto poi soprattutto anche su salvare il bipolarismo, mettiamola anche così. Eliminazione del bipolarismo, perché noi facciamo un gran parlare. Ma se alla fine questo paese non riesce spesso a fare leggi buone, poche ma buone, e ad essere efficiente, è anche perché c'è un sistema istituzionale bloccato, d'accordo, che è quello dell'attuale bicameralismo, che è drammatico, ha a che vedere con la disoccupazione, bicameralismo italiano, ha a che vedere con l'economia, perché abbiamo istituzioni che non sono più in grado di decidere. Allora, per magari noi poi produce dei questa. Nuovi disoccupati nella struttura del la troveremo ovviamente. Di fronte a questo, l'impegno di Renzi è stato massimo sul fronte del... E è oggettivo che in un mese e qualche giorno ha portato, grazie anche alla collaborazione con la minoranza e con l'opposizione, anche sfidando tanti preconcetti, come ci sono molti preconcetti su un governo Renzi, c'erano anche, ricordo, tanti preconcetti sul fatto che Renzi si confrontasse con Berlusconi per modificare la legge elettorale. I risultati gli stanno dando ragione, perché comunque c'è un accordo, l'accordo tiene, io sono convinto che si possa e si debba portare avanti. Il punto è che ci siamo resi conto che non basta soltanto modificare la legge elettorale, che per eliminare il bicameralismo occorre più tempo, oggettivamente, perché è una riforma costituzionale. Ci siamo resi conto che le riforme devono andare di pari passo con un governo forte che contestualmente si occupi dell'economia e del lavoro. Se fosse durata poco il tempo della legge elettorale, poi si poteva andare al voto. Dunque, ma siccome si aggiunge l'altra riforma, serve il governo. È l'idea del governo a termine, che noi abbiamo sempre rifiutato, vorrei ricordarlo, quando tutti i giornalisti ci dicevano ma il governo Letta quando scade, quando finisce, inizio 2000, noi abbiamo sempre detto, guardate, non è una questione di scadenza, è una questione di capacità di dare prospettiva, di capacità di lavorare. Allora, quando è emerso, non perché lo ha detto Renzi e basta, perché lo stanno dicendo in molti, sono emersi i limiti dell'esecutivo Letta, è chiaro che ci siamo trovati di fronte ad un'alternativa. Ripeto, elezioni anticipate con tutte le condizioni che ricordavo. Vabbè, questo l'abbiamo detto. Oppure una scelta difficile. Ripeto, qui non è che questa cosa conviene a Renzi. Resta vero questa copertina dell'Unità? Chi me lo fa fare? Che diceva che escludeva questa cosa. Sembra lo stesso linguaggio di Napolitano. Io in questi giorni sento dire molti il sacrificio del presidente Napolitano per il secondo mandato.
Io voglio dire, per chi ci guarda da casa, il sacrificio lo stanno facendo i lavoratori. Beh, lo stanno facendo le famiglie. Ma voi a Napolitano? Sì, assolutamente. Questo è assolutamente. Berlusconi ha detto il migliore presidente della Repubblica. Scusi, Nardella, siccome lei è onesto intellettualmente, non credo che possa dire a me che io ero d'accordo sul presidente Napolitano. No, anzi, non credo. Perché ho tanti difetti, ma sono sempre stata molto, molto chiara e molto trasparente da questo punto di vista. Ma vorrei stare un secondo sulle parole dell'onorevole Nardella, perché noi dobbiamo, politici, imparare che le parole hanno un peso. Adesso giustamente Nardella ci ricordava che loro hanno sempre detto, meglio, il loro segretario Renzi nella campagna delle primarie ha sempre detto che Letta non era scadenza perché non era uno yogurt. Oggi si dimostra un po' una mozzarella, ma comunque non era uno yogurt. Renzi, nello stesso tempo, ha detto che lui avrebbe fatto e avrebbe continuato a fare il sindaco di Firenze, che mai e poi mai sarebbe andato a Palazzo Chigi. Allora, dimentichiamoci la serietà del mantenimento dalle parole ai fatti, che mi sembra che in queste ore abbiamo capito tutti che non c'è. Ma vorrei superare questo, perché vorrei rimanere al governo forte, a quel governo che Renzi sta facendo nascere come governo forte. E allora lei avrei ha detto che due qua, perché dice scusi, già il governo fatto. Forte da questo punto di vista, che invece è debolissimo, perché un governo che vedrà Formigoni e Vendola nella stessa compagine governativa, che vedrà una riserva dei 5 Stelle, perché vede, ci dobbiamo ricordare una cosa, Alfano ha tradito Berlusconi per Letta, Alfano sta tradendo Letta per Renzi, c'è un proverbio popolare che dice non c'è il 2 senza il 3, quindi giustamente Renzi si sta già portando avanti, perché ricordiamoci che noi abbiamo le elezioni europee, dove lì c'è una legge elettorale con uno sbarramento al 4%, se NCD non riuscirà a superare quella soglia, Renzi, che della vecchia politica molto, si sta già preparando le riserve, perché non vorrà farsi ricattare da un signor Alfano e i compagni di merenda traditori, che posso, chi tradisce nella vita poi ritradisce un'altra volta, e questo è evidente. Ma siccome agli italiani interessa che il governo, perché la cosa che mi fa venire, per usare il linguaggio di Renzi, a me non le bolle ma l'orticaria, e pensare che oggi si dice non soltanto che c'è il governo Renzi, non soltanto che si ammazzano tra di loro, ma questo governo deve durare sino al 2018. Io vorrei ricordare che il governo è un contenitore, vorrei sapere i contenuti, vorrei sapere tra Vendola e Formigoni, allora, tra Alfano, tra Vendola e Formigoni. Quali sono, allora, i punti? Intanto la questione della maggioranza, adesso che naturalmente in modo polemico e dal non punto polemico. Di vista... No, polemico, intendo dire... Insomma, dal politico. Punto di dialettico, mettiamolo sì. Così, dialettico, poneva Daniela Santanchè, Laura Cesaretti, però il tema della maggioranza c'è. Oggi Nichi Vendola, intervistato da qualche giornale, sicuramente da Repubblica, dice sì, però io con Alfano devo avere delle garanzie di discontinuità, se c'è Alfano non ci posso stare io. Insomma, come si compone e soprattutto l'eterogeneità c'è, ci sarebbe. Ci sarebbe sicuramente, il problema esiste, credo che l'abbia chiaro anche Renzi. Come ripeto, secondo me Renzi non aveva veramente alternative, non c'era il voto e c'era un Parlamento. Scusi, perché non c'era il voto? Perché Napolitano, pur di uccidere Berlusconi, vuole tenere impiantato gli italiani 4 anni? Comunque è molto contrario alle elezioni anticipate, questo è sicuro, e credo che Renzi l'abbia chiesto e non abbia avuto risposte positive. C'era un Parlamento che era pronto ad affondare la legge elettorale in gran parte, a cominciare da pezzi di PD, proprio per, in caso non ci fosse stato il passaggio di testimone fra Renzi e Letta, per assicurare comunque una durata al Parlamento, affondando la legge elettorale, con un Letta traballante che però sarebbe rimasto a Palazzo Chigi. C'era un problema sulle riforme, perché la riforma del Senato non è così agevole, ci sono contrasti dentro lo schieramento che la sostiene, c'è anche, credo, una contrarietà del Quirinale a quel tipo di riforma, perché a Napolitano non piace l'idea l'abolizione del Senato.
Perché costa poco, quindi Napolitano, siccome sta in un'istituzione che costa 4 volte la Casa Bianca, forse vuole aumentare il numero dei senatori. No, credo che, sia dovuto alla cultura politico-istituzionale di Napolitano, che è un uomo della Prima Repubblica. Quando ho affrontato il tema anche al Presidente della Repubblica, mi è capitato in un'occasione, io l'ho trovato d'accordo sull'idea di eliminare completamente il Senato elettivo, cioè niente senatori eletti, con tanto di risparmio sulle indennità, ma il modello che esiste in Germania, cioè di una Camera che è rappresentativa delle autonomie, che è la nostra posizione. Che è la vostra posizione, che però non è la stessa posizione. È un problema, infatti, il problema dei senatori a vita, perché io non so se... Ci sarebbero nella proposta Renzi, ci sono anche senatori a vita. Daniela Santanchè, che è molto brava e persuasiva, convinca i suoi colleghi senatori di Forza Italia che stanno tirando indietro al Senato. Invece abbiamo l'occasione, visto che si dice che la politica deve recuperare credibilità, e sono d'accordo, che deve recuperare un po' di coerenza, che gli italiani sono in una situazione di disperazione, allora mi piacerebbe vedere i senatori che dicono con chiarezza: noi ci autoriformiamo, perché è venuto il momento in cui il tacchino deve anticipare film, il Natale. Tommaso Labate. No, momento Tommaso Labate. Lo vedremo questo noi film. Lo stiamo facendo. Non in programmazione immediata, secondo me. Secondo me devono ancora iniziare a girare, anche perché c'è un altro problema. Cioè, questa legge, questo disegno di legge elettorale, noto col nome di Italicum, perde gran parte dei propri effetti se, diciamo, applicato in una situazione di bicameralismo perfetto come quello attuale, perché crea una maggioranza, diciamo, più o meno chiara alla Camera, e c'è il rischio delle solite 20 maggioranze diverse in Senato, perché la Costituzione prevede che il Senato sia eletto su base regionale, e quindi si ritorna sempre allo stesso medesimo punto. Per quanto riguarda il percorso delle riforme, ovviamente questa storia è tutta da scrivere, perché tutti coloro che per una qualche ragione hanno, come dire, preoccupazione personale di perdere la poltrona, e ce ne sono tantissimi, perché le nuove liste bloccate praticamente favoriscono i nuovi gruppi di potere, che non sono quelli venuti fuori dalla legislatura passata, avranno intenzione di eliminare il camperlaia il più tempo possibile. E la presenza a Palazzo Chigi di Renzi, secondo me, dà questa possibilità di allungare il brodo, perché c'è un nuovo Presidente del Consiglio, più legittimato probabilmente di quello però precedente. Avrebbe questo effetto, ma avrebbe questo effetto, allora, allungante, certo, non si vada mai alla legge elettorale. Allora, intanto vedo in collegamento con noi c'è Alfonso Bonafede, che è deputato del Movimento 5 Stelle. Buongiorno, benvenuto a Omnibus, Bonafede. Diamo subito la pubblicità e poi ci colleghiamo naturalmente con lei. Buongiorno, a fra poco. Allora, di nuovo in onda, c'è in collegamento da Piazza Colonna, vedo Alfonso Bonafede, l'abbiamo annunciato, del deputato del Movimento 5 Stelle. Allora, intanto le chiedo qual è la sua opinione su questo cambio di governo che si sta profilando, ammesso che si risolva, diciamo così, il cambio della guardia, che trovino un accordo Renzi e Letta. Fa una differenza per voi? La mia opinione, assolutamente no, come per nessun cittadino italiano. Per me lo schema è molto chiaro, e cioè qui abbiamo la solita giostra di poltrone stile vecchia politica, stile vecchissima politica. Io sento dire di Letta che diventa ministro degli esteri e Renzi va a fare il presidente del consiglio, cioè qui stiamo tornando alle dinamiche tipiche della Democrazia Cristiana, e c'è uno schema che si ripete costantemente, che ultimamente si è ripetuto, cioè qui la stessa cosa che è accaduto con Monti, poi con Letta, adesso accade con Renzi o con un Letta bis, non fa alcuna differenza, e cioè c'è una figura che permette questi cambi di faccia solo apparenti, che è quella del presidente Napolitano, che praticamente ormai è diventato un monarca, o comunque interpreta il suo ruolo come si interpreterebbe in una democrazia presidenziale, non certo parlamentare. E quello che è interessante
è che dobbiamo individuare alcuni dati certi. E cioè, il primo dato certo è che dietro i proclami e le promesse di un'accelerazione, di una svolta finalmente imminente, c'è un dato certo, che è il fallimento del governo Letta. E il fallimento del governo Letta vuol dire il fallimento di Napolitano, vuol dire il fallimento di tutti i partiti, delle larghe intese che avevano investito in quel progetto, che invece il Movimento 5 Stelle fin dall'inizio aveva dichiarato che sarebbe stato un progetto fallimentare, come si è dimostrato. Il presidente Napolitano, ogni volta che interviene, questa è l'altra costante, no? Ogni volta che interviene il presidente Napolitano, tra l'altro ricordiamoci, non più come garante della Costituzione e dei cittadini, ma come garante di un patto di governo, come garante di un sistema di partiti. Quindi il comitato che, 5 Stelle non fa altro che tirare a campare. Va bene, allora è chiaro che è una. Posso finire? Finisco dicendo semplicemente che il fatto che il presidente Napolitano stia garantendo il sistema dei partiti lo dimostra il fatto che ogni volta che interviene non fa altro che sottrarre i partiti al voto dei cittadini, perché quello che noi chiediamo in questo momento è molto semplice. Sono le elezioni. Andiamo a votare, i cittadini non si possono più permettere questo stato di cose. Eppure non sembra sempre vero che il Movimento 5 Stelle voglia andare al voto, però lei dice di sì, col sistema elettorale precedente, però non con la nuova legge elettorale. Però gli unici che vogliamo andare al voto siamo noi. Mi fa fare una precisazione? Sì, no, perché precisazione lei prima ha detto che Gasparri era contro l'abolizione del Senato. No, non contro l'abolizione del Senato, detto che era d'accordo sull'abolizione del Senato, ma non nella modalità di Renzi. Della proposta di Renzi. Nel senso che capisce che va bene che al presidente Napolitano piace nominare senatori a vita, però che ci sia l'abolizione del Senato per finta e che poi il Quirinale possa nominare 21 senatori è una cosa che non esiste, perché assolutamente. Io questo chiederei a Nardella, che persona onesta da un punto di vista intellettuale. Allora, io capisco che Napolitano fa il Presidente della Repubblica, Nardella, che siamo stati bravi, Renzi e Berlusconi, a estrometterlo dalla riforma elettorale, dalle riforme, che gli abbiamo ucciso i saggi, abbiamo ucciso Quagliarello, abbiamo partecipato molto alla spending review, perché è di fatto il Parlamento che si sta occupando di tutto questo. Io devo dire grazie a Berlusconi e Renzi. Però adesso anche voi non fate l'errore di voler dare un colpo alla botte, un al cerchio, e non, siccome a Napolitano piace nominare senatori a vita, che li piazzate lì 21 senatori che fa lui. Perché non facciamo, scusi, la storia delle province. Se si elimina il Senato, si elimina, Volevo dire una cosa a Bonafede, perché il problema è, parla di dati certi, onorevole Bonafede. Il punto è che l'unico dato certo è che il Movimento 5 Stelle ha saputo solo dire no dall'inizio. Perché se noi ci troviamo in questa situazione, perché hanno detto no alla formazione di un governo all'inizio della legislatura, voglio ricordare. Hanno detto no alla modifica della legge elettorale, perché ha cambiato posizione 4 volte sulla legge elettorale. Hanno detto no al voto palese. Vorrei sapere a Bonafede questi dati certi. Allora, Bonafede, non so se ha sentito cosa diceva l'onorevole Nardella, comunque da qui, dallo studio, Nardella. Sei autorizzato a rispondere, un momento, per favore. Mi sente Bonafede? Funziona il collegamento? Ma non faceva prima a vedere il collegamento? Bonafede? Bonafede sente solo quando parla. O non gli rimborsa il pacco di grillo. Mi sente Bonafede? No. C'è un problema con l'audio, allora torniamo a collegarci subito dopo. Ora. C'è un problema con l'audio. È un problema con l'audio, sì. Tecnico, è un problema, tecnico. È povero Bonafede. Allora, per Bonafede. Però mi avvisate per favore appena c'è di nuovo l'audio, perché io lo vedo naturalmente nel monitor, ma non so quando può sentire. No, speriamo non sia colpa del Quirinale pure questo. Se posso spendere una parola. Personalmente ritengo che sul Senato il vecchio retaggio della nomina del Presidente della Repubblica e dei senatori sia ormai, secondo me, da abbandonare. Io sono convinto dell'idea di un Senato non elettivo, dove ci sono i rappresentanti delle autonomie. Come in Germania, integrati con i comuni, perché in Italia i sindaci e i comuni sono un pezzo
diciamo, centrale del sistema istituzionale. Allora, questo schema, Roberta Carlini, però anche adesso la staffetta è inesatto, lo scontro, ma insomma è un regalo anche da quello che abbiamo sentito ai grillini, cioè è un elemento di vantaggio da spendere. Beh, dalle parole che abbiamo sentito è evidente che anche loro useranno questo vantaggio. Mi sembra però che un po' una fiera delle ipocrisie, cioè se tutte queste forze in Parlamento volevano disperatamente andare a votare e quindi dotarsi di una nuova legge elettorale, perché non si è fatta? Perché mi pare che la politica è matematica. Sì, la politica è matematica, però mi pare anche evidente che l'unico che aveva davvero interesse e va riconosciuto che si è mosso in questo senso di accelerare la riforma elettorale è stato proprio Renzi. Berlusconi no, che si è seduto lì e ha detto va bene, faccia il conto. Non credo che Berlusconi avesse interesse ad andare a votare subito, mentre questo subito. Anno, due anni che gli verranno così regalati possono essere un ricostituente. Allora, però vedo che Bonafede ora ci sente. Bonafede, prima l'onorevole Nardella del Partito Democratico diceva sì, va bene, adesso c'è la critica del Movimento 5 Stelle a tutto campo, a Napolitano, ha naturalmente ascoltato le sue parole, però voi avete detto vi siete sottratti a qualsiasi tipo di logica di lavori parlamentari e quindi anche di fare dei provvedimenti, è stato così all'inizio, va bene, all'inizio del tentativo Bersani, ma soprattutto sulla legge elettorale, adesso anche sulla possibilità di abolire il Senato contenendo le spese. Questa è l'obiezione che insomma resta sempre sul tavolo, diciamo, nei confronti del Movimento 5 Stelle. E io vorrei chiederle intanto che cosa risponde a questa obiezione e anche però come vede, com'è la situazione nei gruppi parlamentari, se è vero che ci sono almeno 5, 6, una decina di esponenti del Movimento 5 Stelle, soprattutto al Senato, che potrebbero invece appoggiare un governo Renzi proprio perché vorrebbero essere più costruttivi. Che ne pensa? Allora, un punto sulla legge elettorale. Siamo gli unici che fin dall'inizio, nei fatti, perché il Movimento 5 Stelle fa quello che dice, nei fatti noi abbiamo sempre chiesto di andare a votare e siamo gli unici che abbiamo voluto una riforma della legge elettorale, abbiamo chiesto un cambiamento in tutti i modi possibili. Ma però non avete fatto, non vi siete seduti a nessun probabilmente tavolo. I suoi ospiti. Bonafede, però sulla legge elettorale non è che siccome avete presentato una proposta di legge, come tante altre ce ne sono in Parlamento, potete dire che vi siete seduti al tavolo, no? Cioè sì. Non siete passati all'azione. Arrivo alla risposta. Per me l'unico tavolo che esiste, per noi del Movimento 5 Stelle, l'unico tavolo che esiste è quello del Parlamento. Se noi all'interno del Parlamento vogliamo lavorare. Sì. Benissimo, all'interno del Parlamento vogliamo lavorare. Allora, mentre tutti. Scusi, onorevole. Io guardi, però così è impossibile perché non riesco a parlare. Scusi, onorevole, con pazienza, perché capisco che lei è disagiato a essere lì dove è davanti a Palazzo Chigi in mezzo alla strada. Però le voglio solo chiedere una cosa, se mi può rispondere. Vi siete resi conto che non è più Napolitano, non è più il governo che sta facendo la legge elettorale, ma siamo noi, il Parlamento, e credo che questo abbia restituito dignità a noi tutti, che abbia fatto capire per un secondo, è una piccola parentesi, che siamo ancora in una Repubblica parlamentare non presidenziale. Allora perché voi non ci siete in questa cosa qua? Perché non ci siete? Mi scusi, io se voi volete continuare col solito spot per cui il Movimento 5 Stelle dice necessariamente no a tutti, potete farlo. Io voglio dire una cosa chiara che si basa sui fatti. La prima cosa, il PD presentò la mozione Giachetti che chiedeva il ritorno al Mattarellum, mozione Giachetti che noi del Movimento 5 Stelle abbiamo votato e invece il PD non ha votato, cioè il PD presenta le mozioni e poi non se le vota nemmeno. Primo fatto.
Secondo fatto, c'è stata la sentenza della Corte Costituzionale che in una qualsiasi altra democrazia avrebbe indotto il Parlamento a dichiararsi quantomeno politicamente e moralmente illegittimo. Sono d'accordo. Quello che abbiamo fatto noi. Ma allora abbiamo non sono più per il subito al voto. Abbiamo chiesto di andarci col Mattarellum. Ma siete abbiamo per il chiesto di andarci allora. Col ma Mattarellum. Abbiamo chiesto di andarci. Io vorrei concludere il concetto. Abbiamo chiesto di andarci anche con il Mattarellum o anche con la il Porcellum rivisto alla Corte Costituzionale. Sì. Per noi l'importante è che i cittadini possano decidere del loro futuro. Questo è un dato. Noi non abbiamo paura, non temiamo il voto dei cittadini. Vogliamo che i cittadini finalmente in Italia possano tornare a decidere quello che sarà il loro futuro e incidere sulle proprie sorti. Mi direte che è arrivato nel frattempo Matteo Renzi. Voglio chiarire un fatto. L'arrivo di Matteo Renzi alla segreteria del PD non ha cambiato esattamente nulla all'interno delle dinamiche parlamentari, cioè le solite leggi vergogna che arrivavano prima arrivano ancora adesso. Da poco è stato approvato un decreto legge che è un indulto mascherato con cui praticamente si fanno uscire anche mafiosi, si sono fatti uscire anzi mafiosi dal carcere. Però ma di questo dici? Noi non sentiamo parlare, dei problemi dei cittadini noi non sentiamo parlare. Beh, no, per quanto riguarda parlato, il riferimento alla proposta e finisco. No, non sento parlare non voi, ma Matteo Renzi nelle numerose dichiarazioni che fa quotidianamente, che sono ogni giorno differente da quella del giorno prima, magari ogni tanto parlare dei problemi della gente o parlare di questi decreti legge che sono decreti legge vergogna sarebbe anche importante. E invece no, io non l'ho mai sentito parlare dello svuota carceri e della vergogna che rappresenta allora, per il sistema giudiziario. Allora, Nardella. Poi, per quanto riguarda la sua proposta di legge elettorale, perché mi è stata La domanda sulla proposta di legge elettorale, io voglio dire solo questo. Noi sulla proposta di legge elettorale noi abbiamo detto una cosa molto chiara. Quando arriva la proposta di legge elettorale di Matteo Renzi e di Berlusconi, proposta di legge elettorale frutto di un incontro di due persone, di cui uno è Berlusconi, uno è Matteo Renzi, si incontrano nella sede politici. Del PD e decidono che quella sarà la legge elettorale del paese e che non può essere cambiata questo è quello che è gravissimo. Allora noi arriva ci sono gli emendamenti e noi chiediamo anche discuterne. Sì, però no, un momento. Allora avrete se c'è un dibattito la proposta parlamentare legge è arrivata alla Camera d'accordo. E continua allora a rimbalzare dalla Commissione all'Aula. Un momento, ogni giorno la cambiano. Allora, è curioso che i deputati non vogliono, i 5 Stelle non vogliono venire in studio a confrontarsi e poi pretendono di fare i comizi in collegamento. Va, è difficile. Asma. Allora, Bonafede dice, noi volevamo il Mattarellum, la legge elettorale, il referendum del 5 Stelle smentisce Bonafede, che è un deputato e che dice che le riforme si fanno in Parlamento. E i sondaggi online dicono, i 5 Stelle vogliono il proporzionale. Prima ancora, ricordo, se Bonafede smentirà, ma penso proprio di no, che Grillo voleva il Porcellum, ce lo ricordiamo o no? Allora, per favore, avete preso i voti, giustamente, di tanti italiani delusi per rivoluzionare la politica, state mettendo in fila una serie di bugie, almeno sulla legge elettorale, siate sinceri. Noi abbiamo proposto fin dall'inizio, dal 2 di gennaio, al Movimento 5 Stelle, facciamo una volta tanto le regole insieme per la legge elettorale, state tranquilli, non ci vogliamo confondere, voi o non vi volete confondere con noi, ma le regole le scriviamo insieme, ci avete detto di no, non nascondetevi dietro i sondaggi, i sondaggi che fate sul sito online o dietro il cambio di parole, lo avete visto stamattina, plasticamente, Bonafede parla di sistema elettorale Mattarellum che volevano e nel frattempo fanno i sondaggi dove parlano di sistema proporzionale. È vero che la gente con la legge elettorale non mangia, è vero che agli italiani interessa poco, ma da questo tema della legge elettorale passa la serietà e la coerenza. Abbiate almeno una sola parola, portatela alla Camera e confrontatevi senza dire sempre e solo no.
Allora c'è Tommaso Labate che voleva intervenire, prego Tommaso Labate. No, ma sulla ricostruzione fatta... Vabbè, questo con i politici, no, io non però... Non c'è niente da dire. No, questo poi aspetta, è un dibattito, sì, diciamo... Sì, assolutamente, però è un dato incontrovertibile che il Movimento 5 Stelle non aveva alcun tipo di interesse, né tantomeno di volontà di confrontarsi con Renzi e Berlusconi su una legge elettorale, non fosse altro perché prediligevano altri modelli e non fosse altro per il motivo perché l'Italicum a loro evidentemente fa paura, perché dovessero rimanere, come dire, fuori al ballottaggio, ci sarebbe, come dire, una mastodontica fetta di paese rappresentata dal Movimento 5 Stelle che si troverebbe a scegliere, diciamola volgarmente, tra Renzi e Berlusconi. Detto questo, a loro interessa il colpo continuo alle istituzioni e il modo in cui ieri hanno attaccato Napolitano, sfruttando addirittura le rivelazioni del libro di Friedman, cioè praticamente difendendo Berlusconi. Questo è il tema, proprio in senso tecnico, è stata la difesa di Berlusconi, proprio quando Grillo stesso nel 2011 diceva allora, Napolitano la prego cambi questo presidente. Questa è una cosa che volevo chiedere a Bonafede. Bonafede, in effetti sul tema dell'impeachment, delle rivelazioni dell'estate del 2011, c'è stato un attacco naturalmente molto forte di Forza Italia al Quirinale, però anche del Movimento 5 Stelle, che tra l'altro proprio contemporaneamente stava portando in votazione dentro il Comitato la proposta di impeachment. Ora è vero, è uscito su diversi giornali, sicuramente su Europa, sul quotidiano Europa, è stata ripresa quella dichiarazione, era un post di Grillo del 2011 che invece invitava proprio Napolitano a intervenire, a togliere Berlusconi e a mettere un tecnico, una persona competente. Allora le chiedo, questo cambiamento, diciamo così, questo è un punto importante, perché tutto sommato è una critica che continuate a fare, sulla quale avete insomma cambiato atteggiamento. Non abbiamo cambiato alcun atteggiamento. Nel momento in cui Beppe Grillo invoca in quel momento l'intervento del capo dello Stato, ma questo, guardi, mi sembra evidente, invoca un intervento che sia trasparente, alla luce del sole, che porti le forze politiche in quel momento al governo a prendersi le proprie responsabilità. Questo non vuol dire... Beh, però quando diceva cambiare con un tecnico non era passare dalle elezioni. Scusi. In quel momento le condizioni, in quel preciso momento storico, non consentivano le elezioni, cosa che successivamente invece sarebbe stato possibile. Noi in quel momento non avevamo ancora lo spread alle stelle, noi in quel momento non avevamo ancora quella situazione che poi si è venuta a creare di stallo totale, ma in quel momento avevamo un governo fallimentare, un governo che continuava a pensare alle sorti del presidente Berlusconi, dell'allora presidente del Consiglio Berlusconi, e quindi noi chiedevamo un intervento che è quello che abbiamo sempre fatto, cioè chiedere al Presidente della Repubblica di essere garante della Costituzione e dei cittadini, ma questo non voleva dire certamente incontrarsi con Monti e profilare un governo nelle segrete stanze della politica, le solite stanze dei bottoni in cui alla fine ci sono questi colloqui privati con Monti, ma che poi va a riferire a De Benedetti e a Prodi. E io mi chiedo, guardi, in un qualsiasi altro paese questa situazione creerebbe un imbarazzo da parte delle istituzioni. Su questo, questa posizione sicuramente è d'accordo Daniela Santanchè. Addirittura tutti sono stizziti. Qui sono tutti stizziti perché un giornalista ha fatto il suo mestiere e ha pubblicato delle dichiarazioni, per fortuna registrate anche con video, che ovviamente devono mettere in imbarazzo le istituzioni, qui, che dimostrano quello che il Movimento 5 Stelle dice, cioè che il presidente Napolitano è entrato nelle dinamiche del governo. Sul fatto che Forza Italia adesso abbia urlato al complotto e che poi invece è arrivato lì al momento dei fatti, perché il Movimento 5 Stelle, ripeto, fa quello che dice, cioè noi siamo andati lì e ci siamo presi le nostre responsabilità. Dice poi invece Forza Italia non ha votato l'impeachment.
arrivato lì e si è astenuto. Capisco che magari fino a poco tempo fa non seguiva posso la dire politica. Un ultimo siccome Nardella prima ha detto che noi mentiamo, Nardella o fa finta di non capire o c'è un problema nel collegamento, evidentemente. È chiaro che noi abbiamo fatto la nostra proposta, che noi la nostra proposta la stiamo elaborando in rete. Voltadino. Ma è anche vero che ci sono dei momenti in cui ci troviamo a discutere le proposte degli altri. Io voglio sapere dov'è la proposta di Matteo Renzi. Cittadino. Me lo dite per favore, perché continua a rimbalzare in attesa che all'interno del Partito Democratico e nelle larghe intese si mettano d'accordo. Allora, un momento, adesso parla Daniela Santanchè, volevo chiedere, perché c'è la questione dell'impeachment, che in effetti ieri Forza Italia, dopo aver fatto fuoco e fiamme contro Napolitano, però poi su quello non... Se mi lascia precisare, intanto vorrei dire al cittadino che forse sino a poco tempo fa non seguiva la politica, non gliene faccio una colpa, ma non sa quello che noi abbiamo detto e abbiamo fatto nei confronti del Presidente della Repubblica. Deve anche sapere una cosa, che noi siamo 20 anni che siamo inseguiti, che gli altri, vede anche adesso Renzi sta berlusconizzando il PD, non è che Berlusconi sta renziziando Forza Italia, quindi forse deve farsi un attimo, schiarirsi le idee. Però non quindi state noi, Berlusconizzando i grillini. Berlusconizzando il Movimento 5 Stelle. Ma no, perché non siamo volevo dire che noi siamo abituati a essere inseguiti, noi prenderemo tutti i nostri provvedimenti, faremo le nostre azioni, decideremo come muoverci nei confronti del Presidente Napolitano, perché noi vogliamo la verità. Vogliamo che venga fuori tutto quello che noi sapevamo molto bene e anzi dirò di più, che non è ancora stata scritta quelle pagine della storia perché mancano i nomi dei complici. È venuto fuori il complice Alfano, perché certamente non è andato via da Forza Italia perché la Santanchè non gli dava il posto auto, le macchine, è andato via da Forza Italia perché l'ha deciso il Quirinale, l'ha concordato con il Quirinale. Dovranno venire fuori altri complici che non sono solo De Benedetti. Io adesso poi non so se Renzi prima del governo fa un saltino a St. Moritz o da un'altra parte per parlare con De Benedetti, visto anche la grande campagna che De Benedetti col suo giornale sta facendo a favore di Renzi. Però su questo... Perché scusi, dovremmo farci una vera domanda, l'unica domanda che ha un senso. Come mai De Benedetti, Monti, fatto senatore a vita e presidente del Consiglio da Napolitano, e Prodi improvvisamente parlano e sparlano del Presidente della Repubblica? Allora questo mi viene magari un sospetto. Prova a darci... qual è il sospetto? Mi viene un sospetto che siccome hanno tutti mollato Napolitano, che oggi l'hanno reso debole, e mi devo dire che mi dispiace un po' sentire Monti così ingrato, che l'ha fatto senatore a vita e ci ha detto che era sempre all'estero, perché qua ormai tutti vanno all'estero, dell'Italia gliene frega niente. E gli ha chiamato Napolitano per dire appena fermato che tu sei diventato senatore. Sì, però dopo le faccio io invece una domanda su questo. Mi sembra che ci sono tanti sospetti. Sì, però ci sono tante cose che poi le chiederò anche a proposito di questo, perché poi resta anche da capire perché però Berlusconi si dimise. Allora, ci fermiamo per la pubblicità e poi torniamo, a fra poco. Ci ha risposto il cittadino. Allora, Daniela Santanchè, prima però c'era l'obiezione che fa il Movimento 5 Stelle. Forza Italia attacca Napolitano, però poi non vota poi l'impeachment. Poi non siamo appresso al Movimento 5 Stelle, a un impeachment che purtroppo, io lo dico con dispiacere, che non sta in piedi. Ma voi farete qualche altra... Perché io l'avrei votato senza se, senza ma l'impeachment a Napolitano. Però bisogna votare delle cose serie che possono stare in piedi. Non sta in piedi questo impeachment e quindi
con dispiacere non posso votare. Ma farete l'impugnazione come aveva annunciato qualcuno? No, detto questo, noi intraprenderemo delle nostre azioni nei confronti del Presidente della Repubblica, perché non si può essere, e adesso lo decideremo, io non sono il segretario di Forza Italia, sì, ma nemmeno quali possono essere il Presidente, abbiamo una riunione assolutamente per deciderlo, perché quando? Ciò che non può passare è che un arbitro diventi giocatore. Non può passare che una persona riceva un semplice cittadino come era Monti e concordi con lui la presidenza del Consiglio e l'assetto di uno Stato. Non può assolutamente passare. Ma perché Berlusconi si dimise, Daniela? Scusi, io le voglio dire, c'è una montagna di miliardi di euro che Napolitano ha fatto pagare ai cittadini, perché la verità è che non è che Berlusconi aveva fatto salire lo spread a 500 e che il sistema bancario, le cancellerie... Beh, vabbè, hanno però no. Comunque questo la verità diciamo che l'abbiamo spiegato molto bene ieri nella puntata di ieri di... No, non è la verità. Scusi, lei fa una fare del suo mestiere, la giornalista, spero lo che fa. Voglia vivere in un paese dove ci sia la democrazia. Assolutamente dove un Presidente della Repubblica... Però dove anche non si dica si ricostruisca la storia posteriore. Stiamo alla nostra Costituzione, alle prerogative di un Presidente della Repubblica. Ha la possibilità e nelle sue prerogative fare dei colloqui informali e riservati, ma con i parlamentari, con i presidenti della Camera, non è nelle sue prerogative ricevere un libero cittadino e concordare. Ripetiamo che Berlusconi si è dimesso Berlusconi. Si è dimesso e ha detto che avrebbe appoggiato il governo Monti, ha votato i provvedimenti importanti del governo Monti. Che la Lega non voleva fare, soprattutto la riforma delle pensioni, se e che era imposta dall'Europa. Come mai? Sì, però ultima cosa sola. Poi voleva fare una domanda. Un anno dopo queste cose di cui stiamo discutendo, l'onorevole Santanchè lo ricorderà benissimo, Berlusconi addirittura arrivò a ventilare Mario Monti come possibile federatore di una coalizione di centrodestra. Quindi perché quello per pochi giorni tutto quello che un momento cena e pensa che sia single e poi invece scopre che è sposata e c'ha figli. Aveva un anellone grandissimo, una grande fede. Allora, però c'era Roberta Carlini che voleva fare una domanda a Nardella. A Nardella e poi io vorrei fare un'altra domanda a Bonafede. Allora, ma la verità nessuno di voi la vuole sapere. No, ma ce l'ha già detta, Roberta Carlini. Mi pare che oggi sia una giornata, tra oggi e domani, abbastanza decisiva. Si parla di squadra di governo, si parla della possibilità di un nuovo programma. Allora, io approfittiamo della presenza dell'onorevole Nardella. Abbiamo una cosa concreta che il segretario del PD ha messo sul piatto, che è il Jobs Act. Dico concreta perché sono dei titoli concreti. Il piano del lavoro, Allora, il piano del lavoro entra nel programma di un futuro governo Renzi, cioè possiamo dire che questo governo potrà dare un assegno di disoccupazione a tutti, perché prima giustamente Nardella ha detto con la riforma elettorale è importantissima ma non si mangia. Ecco, a proposito di mangiare, possiamo dare l'assegno universale di disoccupazione a tutti? Noi a pagina 99 abbiamo calcolato che del governo Letta. Il lavoro sarà certamente centrale nelle azioni del prossimo governo, del nuovo governo, qualunque esso sia, cioè se continuazione di Letta o Renzi, come pare più probabile, ma ripeto, ci sarà la direzione giovedì, domani mattina. E voi decidete tutto democraticamente, quindi oggi parliamo di quello che però cerco di fare un ragionamento, senza capire. Poi dopo dico anche una cosa sul 2011. Noi abbiamo sempre detto che in Italia abbiamo un problema drammatico di costo del lavoro. Invece di tagliare le tasse sul lavoro si tagliano gli stipendi, mi viene in mente l'Electrolux, come uno degli ultimi casi, no? Con gli stipendi ridotti a 800 euro tagliati del 30-40%. Non è questa la ricetta. La ricetta non è tagliare gli stipendi. E non sono neanche i posti creati per decreto, perché dei 2 miliardi e mezzo investiti da Giovannini per fare il decreto con cui si incentivava le assunzioni, abbiamo visto che ne sono stati utilizzati pochissimi, perché gli imprenditori non assumono se non c'è una ripartenza. Allora,
agire sulla pressione fiscale sul lavoro, che è tra le più alte d'Europa, e lavorare anche sulla una forbice che in Italia è altissima, con la tassazione sulle grandi rendite finanziarie, perché giustamente bisogna essere seri, dove le trovi le risorse? In Italia la tassazione sulle grandi rendite finanziarie è la metà della tassazione sul lavoro, cioè se un signore, un imprenditore avesse 100.000 euro, gli converrebbe di gran lunga giocare in borsa che assume. Quindi la risposta è? La risposta prima questione, a Roberta Carlini? La pressione fiscale sul lavoro è insopportabile e bisogna equilibrarla. Però lei in l'ha chiesto nell'assegno di disoccupazione tutti. Va bene. Stiamo parlando. No. In generale non vengo alla questione specifica, sto provando a individuare delle priorità. Seconda cosa, la burocrazia. Sì. In Italia la burocrazia costa alle imprese, Sant'Anche lo sa bene, 31 miliardi di euro all'anno. Allora, secondo me, il governo si giocherà, se sarà un governo Renzi, si giocherà tutto su questa sfida. Non sarà facile, è inutile prendere in giro o fare campagna elettorale. Lo abbiamo detto. Allora, posso fare una domanda rapidissima? Entriamo nel merito delle cose che penso interessino certo, gli italiani. Però poi volevo sentire Bonafede, che ci sono due domande. Sì, due domande per Bonafede. Via. No, volevo chiedere a Nardella, se, come sembrano i fatti, Renzi andrà a Palazzo Chigi, chi si candida a sindaco di Firenze? Nardella. Arriviamo, è il nome che in pole position. No. Nardella. Sono ipotesi, però ripeto, discuteremo di questo una volta che si deciderà quale sarà il candidato, come usciremo dalla questione del governo, poi decideremo anche a Firenze e il mio partito prenderà se ne assumerà la responsabilità. Penso che ad esempio le primarie siano comunque una strada da percorrere sempre. Allora, velocemente, un'altra domanda per Nardella di Tommaso Labbate. Possiamo dare, visto che il ruolo più centrale, forse ancora di più, del Presidente del Consiglio è quello del Ministro dell'Economia, che di Saccomanni si è detto che era l'ufficiale di collegamento tra Francoforte e Roma, possiamo dire, diciamo, a Nardella con ragionevole, diciamo, certezza che Saccomanni, in caso di governo di Renzi, non sarà Ministro dell'Economia? Io prevedo che sarà molto diverso questo governo nel momento in cui dovesse nascere il governo Renzi da quello precedente, altrimenti si perderebbe anche il senso. Quindi della la discontinuità svolta. Riguarda però anche il ministro dell'economia. Posso dire una cosa? Perché abbiamo tutti ministri tecnici straordinari. Il problema è il ministero, non il ministro. Scusate se dico questo. Perché il Ministero dell'Economia è letteralmente bloccato da un sistema che non decide. Ma non se ne vanno domani mattina. I provvedimenti hanno comunque dei ragazzi, contratti, però sarà difficile immaginare. Qui si gioca il coraggio. È vero che un eventuale governo Renzi partirebbe con l'handicap e lo sappiamo benissimo, non era il nostro desiderio, non era il nostro sogno e non era il nostro obiettivo. Fare Presidente del Consiglio, e qui ti giochi davvero tutta la credibilità e a mio personale avviso, un pezzo consistente sta nella capacità di rivoluzionare il meccanismo di funzionamento della burocrazia. Il Ministero dell'Economia è bloccato da un sistema. Lei dice Renzi si adopererà per bloccare questo ministero. Boldrini farà il ministro perché Franceschini va a fare presidente della Camera. Sarebbe un bene per la Camera. Sarebbe contento Bonafede. Bonafede contento se sarei contenta. Preferirebbe Bonafede. Se Renzi compie questo primo miracolino che gli dà una bella poltrona da ministro e lascia libera quella della Camera e della Presidenza, è una notizia. Allora, Bonafede, invece io volevo chiedere a lei della scomunica del costituzionalista di riferimento del Movimento 5 Stelle. Grillo ha scomunicato Becchi e Becchi ha detto tolgo il disturbo. Come mai? Ma che è successo? Non c'è nessuna scomunica. Becchi aveva fatto alcuni interventi per il blog e avevamo spesso chiarito che non rappresentava, non è un eletto del Movimento 5 Stelle, non rappresentava nominato. Il Movimento 5 Stelle, lo abbiamo sottolineato perché i cittadini quando guardano la TV e vedono che per il Movimento 5 Stelle parla il professor Becchi, allora si può entrare nell'equivoco per cui anche noi avremmo gente che pur non legittimata dal voto dei cittadini si può permettere di rappresentare qualcuno. È molto semplice, io
Se mi permette, visto che l'onorevole Santanchè prima diceva che approfondiremo sul presidente Napolitano, forse si è perso un passaggio, perché ieri si votava proprio questo, cioè si votava la possibilità di approfondire l'impeachment che tra gli altri punti aveva anche ad oggetto proprio il fatto che, come dice la Santanchè, il presidente Napolitano non è più arbitro ma giocatore. Si parlava semplicemente di questo. Io credo che tutti i cittadini italiani avrebbero voluto quantomeno approfondire i fatti che sono emersi in questi giorni, ma ancora una volta noi impediamo ai cittadini italiani di sapere. Beh, noi ci però li abbiamo approfonditi molto, li abbiamo approfonditi con Friedman qui, Friedman scusi, e Monti. Fede, no, e Santanchè. Ma sarebbe interessante, vede, però sarebbe interessante, sarebbe interessante, scusi, sarebbe interessante che gli approfondimenti si facessero in Parlamento, non negli studi televisivi, dove è giusto che l'informazione faccia il suo mestiere. Però Bonafede, scusi, ma secondo lei oggi per lei sarà una brutta giornata o bella? Perché visto che io e lei abbiamo parlato, abbiamo un po' interloquito, ci sono stati scambi di opinione. Adesso arriva cosa succede? Grillo la caccia? O aveva un permesso scritto? Guarda, non rispondo nemmeno a questa domanda, soprattutto fatta da chi in generale, non solo lei ma tutto il suo partito, è abituato ad obbedire a un padre padrone. Noi qui prendiamo le nostre decisioni, le prendiamo decidendole a maggioranza e le portiamo, allora, e le portiamo però, avanti. Non abbiamo mai ricevuto alcun diktat. Perfetto. E quello, allora, il punto sa qual è? Che posso finire solo un punto? Il punto è che sembrava che avessimo liquidato un padrone, un padre padrone, invece ora ce ne troviamo due. Io vorrei ricordare ai cittadini che Matteo Renzi dovrebbe fare il sindaco in questo momento e invece continua ad occupare più poltrone, proprio stile vecchissima politica. Lui nel Movimento 5 Stelle non potrebbe mai ambire alla posizione di cui oggi si parla, sia perché è condannato in primo grado per danno erariale, sia perché già è eletto come sindaco e dovrebbe fare il Va suo bene. Lavoro allora, di sindaco. Buona fede, io purtroppo non è censura, ho finito il tempo, dobbiamo chiudere la trasmissione. Ho un'ultimissima domanda per Daniela Santanchè, mi deve dare una risposta telegrafica. Ma è vero che Berlusconi ha detto, lo scriveva il Foglio ieri, Salvatore Merlo, a un certo punto meglio Prodi di Napolitano? Al Quirinale. Il presidente ha detto che Napolitano non l'avrebbe più votato e mi sembra giusto alla luce di tutto. Ma chi avrebbe detto meglio sarebbe Prodi? Ma guardi, peggio di Napolitano non ce n'è. Forse Prodi sarebbe stato migliore. Che Berlusconi sappia che Prodi non sarà un candidato alla presidenza. A occhio. Ha fatto l'intervista, ci fermiamo qui. Grazie ai nostri ospiti. Dopo di noi Coffee Break, Tiziana Panella, e Omnibus torna domani. Buona giornata a tutti.